Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Beh ragazzi, io vi posto quello che sono state le dichiarazioni del presidente Giuseppe Corrado durante la consueta cena di fine anno con gli imprenditori e tutti gli sponsor del Pisa Sporting Club. Ho avuto autorizzazione per girarlo, per mandarlo, ok? Bene, detto questo, niente, io la faccio corta, la chiudo qua, non commento assolutamente perché sono discorsi da una parte giusti e veri e da una parte forse qualcosina opinabile, ma ripeto, mi fermo qua, insomma alla fine io gli voglio bene alla società, quindi non... niente, ecco, io gli voglio bene, l'unica cosa che c'è è che forse dovevano fare un mercato forse un po' più attento per quanto riguarda l'attacco. Bene, detto questo, non vado oltre. Io mi raccomando, quello che vi chiedo alla fine del video è di commentare per sapere quello che ne pensate, va bene? Questo io vi chiedo. Poi, se vi è piaciuto e vi piace questo video, pollice su e iscrivetevi al canale. Se ancora non l'avete fatto, fate crescere il canale. Questo è un canale che fondamentalmente è nato per dire le cose come stanno. L'ho sempre detto. Bene, io mi fermo qua, la chiudo qua e vi faccio sentire quelle che sono state le dichiarazioni, ripeto, di Giuseppe Corrado, quindi il presidente, alla cena, alla consueta cena di fine anno con gli imprenditori e tutti gli sponsor del Pisa Sporting Club. Alla prossima. Perché abbiamo avuto la presunzione di riuscire a rimettere in piedi una società che non aveva niente, che non aveva lo stadio, che non aveva il centro sportivo, che non aveva neanche un giocatore di proprietà, che non aveva l'acqua calda nello stadio, che non riusciva ad andare in trasferta perché se non si pagava anticipatamente i pullman nessuno portava. E noi siamo arrivati e ci abbiamo creduto perché forse Abodi ci ha convinto che era una soluzione che avrebbe potuto dare soddisfazione a noi e premiare una città che di calcio viveva, che di calcio aveva questa passione sfrenata che portava all'esasperazione il bene e il male. Io ricordo che alla vigilia di firmare l'operazione col notaio, circa era proprio il 22 di dicembre dell'anno prima, no? E ricordo che mi arrivavano a casa dei messaggi che mi commuovevano, perché erano persone che erano ricoverate in ospedale gravi e che diceva: non rinunciate a fare l'operazione perché noi non possiamo rinunciare al Pisa. E allora c'era gente felice di essersi riuscita a salvare nel calcio professionistico, che da 27-28 anni non aveva avuto il piacere di stare nel calcio che contava. Due apparizioni in Serie B, retrocessioni immediate, due fallimenti, tre campionati di Serie C2, altri di C, due di D, uno di eccellenza. Quindi oggi siamo al quinto campionato consecutivo in Serie B, siamo nel calcio che conta. In 5 anni non abbiamo mai avuto la paura di poter retrocedere, non abbiamo mai fatto un play-out, abbiamo fatto un play-off e per pochi centimetri non siamo andati in Serie A. Oggi abbiamo deciso qualche mese fa di ricominciare un progetto con ragazzi giovani, forti. Noi crediamo di avere una squadra forte. Chi incontra il Pisa, anche quando vince come domenica, alla fine ci dice che nessuna squadra ha messo in imbarazzo la propria come ha fatto il Pisa. Alcune squadre ricordano la partita più difficile, quella che ho giocato col Pisa. Poi magari usciamo dal campo sconfitti, molto probabilmente ci manca quel qualcosa, anche un po' di fortuna. Alberto è un signor allenatore, ma è un signor allenatore perché non ha mai chiesto, ho trovato alibi o scuse a situazioni contingenti molto importanti, perché a me non era mai successo che in 3-4 settimane 3-4 giocatori si facessero i legamenti, uno crociato, due i collaterali, uno alla caviglia, e lui ha cercato di rimediare con gli altri che sono tutti forti, sono tutti quanti forti, per cui quelli malati guariranno, quelli che stanno bene stanno giocando. Poi molto probabilmente c'è mancato un po' di caparbietà, c'è mancato un po' di
forza, ci è mancato un po' di fortuna. Abbiamo ripetuto degli errori che possiamo non ripetere e forse qui vale la pena di ricordare quello che dice Guardiola: la sconfitta fa crescere, però la vittoria fa dormire meglio. Ecco, speriamo di riuscire a fare vittorie che ci permettano di dormire meglio. Io però qui sono al cospetto di tanti imprenditori e credo che questi imprenditori non saranno mai traditi come non sono stati, credo, in questi 6 anni e mezzo traditi i tifosi, perché quello che abbiamo detto lo abbiamo fatto. Il Pisa è arrivato a essere una realtà importante del calcio. Abbiamo detto che è chiaro che il nostro traguardo è salire ancora. Quando, come, perché? Sarà una questione di tempo, ma lo faremo. Ma lo vogliamo fare con una struttura di squadra che è quella che poi ti permette di rimanere, come abbiamo fatto quando siamo arrivati in Serie B. Quelli che ci hanno accompagnato nel 2018 in Serie B oggi non ci sono più in Serie B. Una squadra è fallita, il Pordenone, altre sono ritornate in Serie C, l'Entella, Trapani è fallita. Quindi le squadre che ci hanno accompagnato, il Vicenza è ritornato in Serie C, noi siamo l'unica che siamo ancora lì, fortemente saldati in Serie B e con l'obiettivo di crescere ancora. È chiaro che non possiamo dire di essere contenti, di essere tredicesimi in questo momento, perché naturalmente siamo ambiziosi, sappiamo di essere forti e quindi sappiamo di volevamo e potevamo fare di più. Però oggi stasera ho sentito tante promesse di fare bene il Natale, di augurarci un 24 ancora migliore. E per fare bene il Natale bisogna vincere a Palermo, quindi Che lo cavolo, faremo che casa un sicuramente. vasco lì. Quello che dobbiamo fare per fare bene il Natale. Io in ogni caso vi ringrazio come imprenditori che avete creduto nel nostro progetto. Il fatto che siamo sestuplicati rispetto a quel 2017 lo dobbiamo in parte alla nostra struttura commerciale, alla Flavia, alla Sara, a Marco Aceto che è arrivato per guidare la rete vendita. Credo che sia noi credo che non vi deluderemo. Noi come tifosi vi dobbiamo portare la vittoria, il risultato sportivo sicuramente fondamentale. Come imprenditore vi dobbiamo dare il supporto perché le vostre aziende crescano. Dati credo che poi Aceto ve le farà girare, noi li abbiamo avuti la scorsa settimana. I dati sono confortanti, la Serie B in Europa è il campionato che ha avuto la maggior crescita in numeri di spettatori televisivi. È stata favorita dal fatto che abbiamo giocato mentre c'erano i mondiali lo scorso anno. E quindi, naturalmente, approfittando del fatto che l'unico campionato nazionale era quello della Serie B, le concentrazioni erano sulle partite a Serie B. La finale che abbiamo fatto con il Monza resta ancora l'evento che ha avuto per la Serie B il numero di contatti più alti, decisamente più alti della finale di quest'anno Bari-Cagliari, che ha avuto più spettatori nel campo, perché naturalmente il Bari ha uno stadio di...